Buon mattino o buonasera, o non lo so, dipende da quando guardiate questo video. Sono homeless, una persona che vive in strada purtroppo da tanti anni, che non ha scelto lui di vivere per strada, ma capita. In Italia capita ancora, è incredibile, that's incredible. Allora, vediamo un po', vi devo raccontare una cosa. Cosa mi dissero a Londra 2019? Questa è un'altra storia incredibile. È incredibile. Tanto vi auguro anche buona Pasqua e buona Pasquetta. Oggi è domenica e Pasqua, siamo alle 4 del mattino, 31 marzo 2024. Il primo aprile sarà Pasquetta. Io spero di prendere la mia pensione di invalidità civile proprio il giorno della Pasquetta, almeno la festeggio anch'io, se no mi toccherà prendere a martedì 2 marzo. No, non lo so cosa ho detto. E oggi, stamattina, nell'augurare appunto buona Pasqua e buona Pasquetta, e vi racconterò una storia incredibile. Sapete cosa mi dissero? A Londra 2019. Chiusura giochi alieni, perché gli alieni esistono. Se esiste Dio, possono esistere anche gli alieni, no? Bisogna anche un po' credere, il credo fa bene, la speranza fa bene, anche l'illusione fa bene a volte, i sogni fanno bene. Comunque sia, poi c'è altre cose, l'onore fa bene, la giustizia, vabbè, non è che possiamo parlare sempre di solite cose. Comunque, cosa mi dissero a Londra 2019? Più persone dissero: Gabriele, sei così buono, così onesto, così giusto, leale, hai il senso dell'onore. Sto facendo un video al senso dell'onore, che ti meriti una ragazza figlia di un ricco e potente vero, che ha il vero potere, che non monta sulle scale, non fanno finta di dargli il potere e poi glielo levano al momento giusto, giusto per gli altri, giusto tra virgolette per chi gli ha dato il potere. Te la meriti. Però altri dissero, sempre a Londra 2019, in quell'occasione: scusa, sono al telefono! Non vedi che sono al telefono? Scusa, scusate, ho urlato, non volevo urlare, ma è... sono al telefono, sto registrando un video. Deve essere lineare, si parlava sempre di lineare. E ci fu altri che dissero sempre a Londra 2019: Gabriele, tu ti meriti una ragazza ricca e potente, col potere vero, non finto, col potere vero, non una ragazza che la fanno montare e fanno credere di avere potere e poi glielo levano al momento giusto per chi gli ha dato il potere. Col potere vero, te ti spetta di diritto, e anche lei lo vuole, perché sei così onesto, così giusto, così leale, hai il senso dell'onore, della giustizia, la famosa giustizia. Ve la ricordate? La famosa giustizia? Un giorno faremo i video anche di cos'è veramente la giustizia. Ma giustizia, qualcuno dice che è mantenere la parola, ma non tutte le parole si possono mantenere. Poi dipende da come si comporta. E poi c'è, se ti viene il cuore di pietra, perché dicono anche che a comportarsi sempre alla solita maniera viene il cuore di pietra. Vabbè, io non lo so. Vabbè, a parte questo, parliamo di questo. Insomma, Londra 2019 sembrò che dovesse l'inizio di una nuova era per me. Vi faccio vedere il mio outfit. Ciabattine bianche, jeans neri, giubbotto nero. Insomma, passato degli anni, oggi è il mattino del 31 marzo 2024 e io, questa ragazza ricca e potente che doveva sposarmi, addirittura doveva sposarmi, io ancora non l'ho neanche conosciuta, non so neanche dove trovarla oltretutto. Ma sentite,
Ma senti te che storie. I giochi alieni, che per me non erano giochi. Perché che razza di giochi sono? Raccontare sempre ste favole o non mantenerle mai. Non si mantiene mai nulla. Qualcosa va mantenuta. Comunque, io concludo il video. Le urla era perché per una persona maleducata che è venuta a chiedere di accendere una sigaretta, ma non sto girando un video. Scusate le urla. Non mi verrà mica il cuore di pietra perché ho urlato una volta su un quadriliardo di volte. Io urlo una volta ogni quadriliardo di volte. Ogni quattro quadriliardi di volte. Pensa a te. Pensa a te. Che storia. Mi aspettavo una ragazza ricca e potente. Racconteremo anche quello. Ve lo ricordate? Va bene, concludo il video. Concludo il video da questo magico posto. No, non è un magico posto, è una stazione di treni. E niente. Una ragazza ricca e potente, col potere vero, non finto, non quelle scale che fanno e facevano gli americani, perché questo lo so per certo, gli americani facevano le scale, davano il potere e dicevano non ti preoccupare, naturalmente dicevano dipende da come ti comporti, e poi il comportamento può cambiare, oppure uno si comporta come gli avevano detto, però passando il tempo secondo gli americani il cuore si indurisce. E allora gli levavano il potere. Vabbè, sono discussioni che non voglio affrontare perché sinceramente ci credo fino a un certo punto. Oh, vi saluto, grazie di tutto.